Seconda parte dedicata alle API. Farò vedere un caso particolare. Allora, nella prima parte ho fatto vedere che cosa sono le API. Sostanzialmente è un metodo che utilizzando le software permette di utilizzare funzioni che stanno altrove. Nel caso particolare, quello che illustrerò oggi, la situazione è questa. Il mio Stable Diffusion nella versione Automatic 11.11 che ho installato sul mio computer, e l'altrove è il service messo a disposizione da Stability AI, Dream Studio, che permette di generare immagini. E l'API sostanzialmente mette in contatto il mio Automatic 11 con il service in modo tale che sul mio Automatic 11 inserisco il prompt. I calcoli vengono fatti sul service che mi restituisce l'immagine, quindi mi trovo sul mio computer, mi trovo l'immagine generata in questo modo. Nel mondo di Stability, le API sostanzialmente nascono già con l'annuncio della disponibilità di Stable Diffusion. Infatti, quello che si vede è l'annuncio del 22 agosto del 2022 e già in questo annuncio veniva detto che a brevissimo sarebbero state rese disponibili le API per accedere ai servizi. Questo in effetti è successo. A Stability su GitHub, vedete, questa è la sezione di Stability appunto su GitHub, quindi Stability su GitHub mette a disposizione un'extension che permette di fare questo, quindi permette di configurare le API all'interno di Stable Diffusion vestito da Automatic 11.11 per connettersi con il suo service Dream Studio. Vediamo come si fa a installare. Allora, non compare questa extension non compare nella lista delle extension che si trovano che si possono vedere all'interno di Automatic 11.11 delle extension disponibili. Bisogna procedere installandola in questo modo. Allora, si va nella pagina appunto dell'extension. Qui vedete, bisogna installare utilizzando questo URL. Quindi copio il link, apro il mio Automatic 11.11, vado nella tab Extensions, apro la sezione Install from URL, in questo campo vado a inserire l'URL che ho copiato e clicco Install. L'estensione è stata installata. Per attivarla bisogna andare nella parte Installed, Check for Updates, e apply. A questo punto nelle tab di Automatic 11.11 compare questa nuova tab Stability API Setting, che è quella che si deve usare per configurare appunto il collegamento con Dream Studio. Bisogna andare sul proprio account di Dream Studio, ce l'ho già, se non si ha l'account bisogna crearlo. Ecco, all'inizio se si crea un account nuovo si hanno 25 crediti in omaggio, diciamo, per iniziare. Una volta entrati nel proprio account bisogna andare nella sezione che riporta i dati del proprio account. Questa è la parte in cui si possono acquistare dei crediti. 10 dollari corrispondono a 1000 crediti, che corrispondono a circa 5000 immagini base. Questo vuol dire che 1 dollaro corrisponde a 100 crediti. Per copiare le API key bisogna andare in questa sezione, cliccare qui, e a questo punto si va a inserire questo API key nell'extension. Una volta che si è inserito l'API key in questa posizione e si ricarica la pagina, il sistema inserisce in questi due campi i due parametri che identificano l'utente, quindi la mia mail, che è quella che identifica appunto il mio account su Dream Studio, e soprattutto carica i crediti che ho a disposizione, che sono quelli su cui appunto poi fai i calcoli. Un'altra cosa da fare quando si è attivato il collegamento con Dream Studio, conviene ricaricare la lista dei modelli. In questo modo va a inserire i modelli che va a prendere sul server di Dream Studio e li inserisce all'interno dell'elenco come se fossero in locale. Tra l'altro si nota che sono tutti safe tensors. Quindi non ci sono modelli appunto CKPT e sono più di quelli che si possono trovare andando su Dream Studio. Quindi in realtà i modelli che vengono messi a disposizione con
con questa metodologia sono di più di quelli che si possono utilizzare andando direttamente su Dream Studio. A questo punto è possibile fare qualche prova, visto che appunto ho attivato le API per connettermi con Dream Studio. Ecco, la prima prova, ho già preparato il prompt, è un paesaggio notturno di una città, stile americano. Stile americano nel senso di città di grattacieli. Ecco il risultato. Adesso cambio il modello, l'SDXL09, lascio attivo perché così si possono confrontare i tempi. Ed ecco il risultato. Qui c'è anche riportato il costo. Se vi ricordate, avevo detto che con $1 si potevano avere 100 crediti. Questa immagine è costata un credito e mezzo, cioè è costata un centesimo e mezzo. Questo è il costo reale della generazione di un'immagine utilizzando questo metodo. E sui tempi, beh, è un po' più lungo, ma neanche di tanto, quindi più o meno credo una ventina di secondi a occhio e croce come sensazione. Un'altra prova. A questo punto ho chiesto un'immagine quadrata, quella di un robot. Ovviamente questa qui è la prima parte, quindi con un modello locale sul mio PC. Adesso torno SDXL09, rigenero lasciando attivo. Risultato. Altro test, questa volta chiedo un ritratto fotorealistico di un uomo, quindi si parla di appunto un'immagine fotorealistica, sempre 1000x1000. Ci sono dei duplicati, delle deformazioni. Questo capita nonostante abbia scritto duplicate nel negative prompt, perché ho chiesto un'immagine 1000x1000. Il modello che ho utilizzato è stato addestrato sui vecchi modelli base di Stable Diffusion che hanno usato immagini addestramento più piccole. Diciamo, Stable Diffusion 1.5 era per esempio su immagini 512x512. E quando si chiedono immagini grandi può succedere che non sapendo come riempire, è un po' una traduzione grezza quello che sto dicendo, ma non sapendo come riempire l'intera immagine duplica la richiesta, in questo caso un ritratto di un uomo, in questo caso anche con delle deformazioni. Qua la soluzione è o aumentare il peso di questa parola chiave oppure, ed è la cosa più corretta, diminuire la dimensione dell'immagine richiesta e poi lavorare sull'upscale. Adesso andiamo a vedere che cosa succede andando a lavorare invece con la SDXL09.
Ecco, ho dato questa immagine corretta, perché ho chiesto un ritratto in chiaroscuro, un ritratto di un uomo in chiaroscuro, l'ha fatta senza duplicati, l'ha fatta corretta, perché i nuovi modelli sono stati addestrati su immagini più grandi. Quindi lavorano, diciamo, sono adatti per lavorare, per fornire immagini 1024x1024. Quindi il problema dei duplicati direi che è enormemente abbattuto. Ecco, questa è una prima differenza, è un primo vantaggio dei nuovi modelli ed è una prima grossa differenza rispetto alle precedenti versioni. Facendo qualche ragionamento, io ho fatto qualche prova, non posso dire di aver fatto delle prove esaustive. Ho fatto un po' di prove, tanto per capire un po' come funziona, e la mia sensazione su questo nuovo modello, che è uno 09, quindi non è ancora quello definitivo, è che tendenzialmente capisca meglio quello che si chiede. E questo è già un bel miglioramento. Altra considerazione, secondo me, è un po', tende a essere un po', come dire, scenografico. Bisogna controllare bene questo aspetto. Io ho fatto prompt semplice, tra l'altro ho preso prompt esiste che avevo già utilizzato, quindi non ho fatto un gran lavoro di raffinamento dei prompt. Probabilmente c'è da fare anche questo, anzi sicuramente c'è da fare anche questo. Quindi ecco, bisogna tenere sotto controllo questo aspetto del risultato scenografico. Considerazioni finali. Perché si potrebbe voler installare questa extension? Beh, i motivi sono tanti. Il mio, ad esempio, è stata la curiosità, vedere cos'è questa cosa, come funziona, come può essere usata, se ha senso usarla. La mia opinione è che può avere un senso installarla, perché tutto sommato i tempi di esecuzione non sono lunghissimi, perché io sono passato da una decina di secondi a una ventina di secondi, quindi sono direi comparabili. E anche i costi sono abbordabili. Un altro motivo per cui uno potrebbe decidere di installarsi questa extension è provare qualche cosa che in questo momento qui non è ancora stato rilasciato. Tenete conto che con Dream Studio Stability rilascia in anticipo le cose, per cui adesso si è trattato del modello, domani potrebbe essere una feature, quindi può essere utile comunque avere account su Dream Studio e avere la possibilità di poter lavorare in locale. Una cosa che non ho fatto e che mi riprometto di fare è vedere se, ad esempio, con quella configurazione che avete visto, è possibile utilizzare Dream Studio, ma lavorare in locale con altre cose, ad esempio il miglioramento dei visi, piuttosto che che ne so, usare anche control net, quindi lavorare in questo modo. È una prova che non ho fatto, mi riprometto di farla. Poi c'è l'ultimo motivo, che è abbastanza ovvio, nel senso che uno potrebbe voler installare perché ha un computer che non è performante e quindi non riuscirebbe ad utilizzare in locale Automatic 11.11. È vero che c'è l'alternativa di Colab e che c'è la parte gratuita di Colab, però tutto sommato questa cosa non è per niente difficile da configurare a costi relativamente bassi, anzi direi decisamente bassi. Secondo me questo tipo di scelta è un'ottima alternativa rispetto a Colab.